qui dalla signora. Dai ragazzi! Molto molto più credo
Signore, saltate! Quella lì non sta facendo bene. Bravo! Ora un minuto. Ecco, siamo con mister Paranello dopo questa bella partita che ha visto il San Luca vincere 2-0 su una buona Stilese che veramente ha combattuto. E una squadra molto organizzata che ha creato parecchie, intasando i corridoi, che non si riusciva a... Però forse è una delle prime volte che il San Luca non segna il primo tempo. Sì, ma abbiamo incontrato una squadra molto ben organizzata, ma noi lo sapevamo. Che la Stilese era la nostra diretta concorrente sia dall'inizio, poi ha avuto qualche battuta a vuoto soprattutto in casa, però oggi si è visto che è una squadra molto molto bene, molto organizzata, ci ha creato grosse difficoltà. Poi al secondo tempo siamo venuti fuori molto bene, penso che alla fine il risultato sia meritato, che abbiamo meritato la vittoria sui complessivi 90 minuti, penso che il San Luca ha meritato ampiamente di vincere. Sì, sicuramente il San Luca si è dimostrato più forte della Stilese. La Stilese era fatto dell'organizzazione di gruppo per poter imbrigliare le avanzate del San Luca. Comunque abbiamo visto un San Luca che nei primi 15 minuti del secondo tempo era un po', non riusciva più a trovare il bandolo della matassa, però poi quell'episodio del gol di Carella ha un po' spianato tutto. Io vorrei ricordare, forse qualcuno, dico, non essendo dentro la squadra, la società del San Luca, non si ricorda, ma dico che questa penso che sia la 30ª nostra partita, perché ne abbiamo fatte anche 9-10 di Coppa Italia, perciò è normale che un po' si risenta, anche perché non è che siamo professionisti e facciamo ritiri o doppi allenamenti, perciò un po' la stanchezza si viene a sentire dopo una stagione così che ci ha visto protagonisti in tutti, sia in Coppa Italia che in campionato. Però ripeto, abbiamo incontrato una signora squadra
con un grande allenatore, ricordiamoci che anche Caridi ha fatto anche i professionisti, perciò è uno che sa il fatto suo e si vede come mette bene la squadra in campo. Comunque dopo questa vittoria su questa buona Stilese si può dire che si è in discesa ormai? Ci arriva anche la notizia che il Gioiosa ha perso a Filocaso, perciò penso che facendo tutti gli scongiuri del caso e le scaramanzie penso che per il primo posto dovrebbe essere unita. Era l'obiettivo che la società si era prefissata all'inizio del campionato. Abbiamo fatto, fino adesso abbiamo mantenuto gli impegni, adesso vediamo di continuare fino a fine campionato, perché non dobbiamo mai mollare, anche perché è brutto perdere, siamo imbattuti. Sarebbe brutto fare qualche sconfitta. Adesso vediamo di tenere alta la concentrazione durante tutti gli allenamenti, però penso, ripeto, facendo tutti gli scongiuri, che ormai per il primo posto dovrebbe essere chiuso. Comunque abbiamo saputo anche che l'assenza di Pannella è dovuta a infortunio, perché si è infortunato un dito e quindi non è potuto partecipare a questo incontro. Sì, Pannella si è fatto male a cosa, però sabato nel riscaldamento ad Africa, però ricordiamo anche che abbiamo fuori a Toto Pelle, che penso che sia uno dei più forti fuori quota che c'è in giro per la Calabria. L'abbiamo perso fino a fine campionato, potrà recuperare il prossimo anno ad agosto, quando si rinizierà la preparazione. Però quelli che sono andati in campo hanno dato la loro parte, hanno meritato, perché abbiamo una rosa ampia. La società ci ha messo a disposizione una bella rosa che è molto vasta e ampia, che entra, sostituisce quelli che mancano, penso fanno più del loro dovere. Allora, ecco, siamo col presidente. Presidente, allora, ho sentito il coro sulla tribuna, lei l'ha sentito? Sì, ho sentito pure io. Certamente dopo una partita del genere, vinta con una squadra secondo me dopo il San Luca la più forte, ci ha messo non in difficoltà, perché effettivamente non è che loro hanno fatto un granché come azione gol, però una signora squadra sicuramente. E battere... Comunque lo diciamo, il coro che c'è stato quello, com'è? Sì, dico, la Stilese è una signora squadra, abbiamo vinto meritatamente, strameritatamente. Io cercavo di calmare un po' gli anime, però nell'entusiasmo il pubblico sanluchese gridava eccellenza, però io devo dire che oggi abbiamo fatto un passo importantissimo verso questo campionato. Sicuramente non è decisiva, ma è una delle tappe più importanti, però piedi per terra è un buon vantaggio, anzi un ottimo vantaggio, strameritato sicuramente, però ancora mancano 11 partite, l'insidia è dietro l'angolo, però naturalmente oggi è girato tutto alla perfezione, il Gioiosa perde, il San Luca vince con la Stilese, quindi... Ma io dicevo poco fa che noi non è che stiamo facendo la gara sulle altre squadre, noi oggi eravamo concentratissimi sulla partita con la Stilese, non pensavamo sicuramente a Filocaso, poi naturalmente se sentiamo queste notizie ci fa soltanto piacere naturalmente. Comunque si è visto anche la rosa, davvero, come ha detto lei, che ci avete, come ha detto anche mister Pannarello, una rosa ampia e di buoni giocatori. Sono state fatte oggi con la Stilese 5 sostituzioni e si sono comportati in modo egregio. Sì, devo fare i complimenti al mister, glielo dicevo poco fa, che ci fa soffrire, forse la fa apposta per poi mischiare le carte nelle ultime partite, riesce a cambiare la partita nel giro di pochi minuti, l'ha fatta a Villa, l'ha fatto oggi. Complimenti al mister, perché effettivamente siamo contenti, ma non adesso, non è che aspettavamo questa partita. Questa è una delle partite importantissime, però battere la Stilese 2-0 a Stile, 2-0 oggi, dimostra che effettivamente la squadra del San Luca è una grossa corazzata. Ricordiamoci che ci manca il 2000 più forte della Calabria, ma nonostante tutto chi l'ha sostituito oggi l'ha sostituito egregiamente. 11 campioni, mi dispiace per la Stilese, però oggi c'era una squadra sola che nonostante tutto l'impegno... Quando hai detto però, ho detto però, io sono rimasto un po' così, dico eccellenza. Allora, io sono convinto che se la squadra dovesse giocare sempre così, è chiaro che non ce n'è per nessuno sicuramente, perché abbiamo dimostrato sia in casa che fuori casa. Ricordiamoci che dopo
20 partite, abbiamo fatto due pari, uno in casa col Brancaleone, sfortunatissimo quell'1-1. Io ancora non l'ho digerito, nonostante sia passato quasi un girone intero, e invece abbiamo pareggiato meritatamente, dico a Gioiose, perché è l'unica partita dove effettivamente il San Luca non meritava di vincere. Infatti, però tutte le altre partite non c'è stato mai discussione, mai discussione il risultato, al di là delle goleade che ci stanno, perché la squadra è forte. Ricordiamoci che tenere una media di 4 gol a partita non è da tutti. Siamo con mister Caridi. Mister, abbiamo visto una buona squadra, la sua ben organizzata. Specialmente l'abbiamo vista concentrata nei primi 15 minuti dell'inizio del secondo tempo. Poi l'episodio ha cambiato tutto. Certo, abbiamo regalato il gol al San Luca su una palla nostra. Una palla in uscita dove il portiere ha voluto giocare di fretta, il nostro esterno voleva fare l'uno contro uno là, abbiamo rubato palla e Carella ha fatto un gran gol. Abbiamo perso una partita dove stavamo gestendo abbastanza bene, soprattutto nel secondo tempo. Avevamo cambiato modulo per cercare metri in avanti, ci eravamo riusciti bene, però purtroppo gli errori di inesperienza si pagano. Comunque, ecco, dopo questa sconfitta col San Luca penso che si parli più che altro di playoff che d'altro. Ma anche se dovessi vincere a San Luca si parlava lo stesso di playoff, ormai il San Luca non penso che se oggi perdesse rischiava di non vincere il campionato. Il San Luca ha fatto una squadra per vincere, l'ha fatta nei migliori dei modi, ha dimostrato in tutto il campionato di essere la squadra più forte, quello che è. Oggi abbiamo tenuto testa, secondo me, fino al gol a una squadra importante. Penso che anche la mia sia una squadra importante perché gioca a calcio e purtroppo i punti persi all'andata, troppi punti persi all'andata con squadre che sotto in classifica fanno la differenza. Oggi purtroppo è andata così, potevamo fare punti. Mi dispiace però per certe valutazioni arbitrali prima del gol. Secondo me c'era l'espulsione di Romeo su quell'entrataccia e sul 2-0 potevamo riaprire la partita se l'arbitro concede il rigore su un errore dell'errore difensore. Alla fine ci sta di perdere a San Luca perché è la squadra più forte del campionato e questo nessuno lo può negare. Però mi dispiace specialmente per il gol preso perché l'abbiamo regalato noi, ecco. Peraltro complimenti al San Luca perché sta disputando il campionato forse uno dei più belli di questi anni in promozione.